Momento di pausa dell'evento, ci parli di questo evento, in che cosa consiste e come vi siete trovati qui nelle nostre strutture della Dacia Arena? Beh, abbiamo fatto questo evento unitamente al nostro cliente Canton, che distribuisce di Nova in Friuli. Condividiamo con lui gli stessi valori, che sono poi anche, a mio avviso, i valori dell'Udinese Calcio, che è quella che è la passione, diciamo, che ci unisce. Ecco, noi abbiamo voluto questo evento proprio per unirci ai nostri clienti, per condividere insieme questi momenti. Vi occupate di colori e siamo in uno stadio che è coloratissimo, con le sue poltroncine multicolor, appunto, una coincidenza che però può anche fare effetto sulle persone che sono qui a partecipare all'evento. Sì, beh, i colori influiscono tantissimo nelle persone. Infatti di Nova, l'azienda di Nova dà molta importanza al colore, e anche questo meeting che abbiamo fatto è incentrato un po' sul colore, sull'importanza del colore per gli italiani. A differenza di tanti altri popoli europei, per noi il colore è fondamentale, insomma. Io apprezzo tantissimo questo stadio perché proprio si vede l'innovazione, e il colore è innovazione. La vostra azienda di dov'è? La nostra azienda è tedesca, la sede è vicino a Francoforte in Germania, e qui in Italia è a Verona. Dal Veneto, qui per un evento, naturalmente con la rete di clienti del Friuli Venezia Giulia, ma questa è una struttura che può servire un po' tutta l'area del nord, il Triveneto sicuramente, per questo tipo di attività. Beh, io da Veneto invidio molto questa struttura, diciamo, dei vicini friulani. Io considero le Tre Venezie una singola regione per identità, per storia e anche, diciamo, per la passione che hanno nel lavoro, per la determinazione che hanno nel lavoro. Quindi non direi veneti friulani, direi le persone del nord-est. Lei ha iniziato a frequentare questo stadio quando si poteva venire soltanto per la partita di calcio. Adesso con la sua azienda invece qui si può venire anche a fare business, come il caso della Canton con i suoi eventi che organizza qui allo stadio Friuli Dacia Arena. Esatto, fare qualcosa di più, molto più bello. Per uno che vede colori, vedere un contorno di panchine colorate al massimo che i suoi occhi, e ci permette di farsi conoscere bene, e frequentando anche lo stadio per vedere la partita, unirla anche al lavoro è doppio piacere. Poter presentare una location come questa ai propri partner per organizzare eventi così, così importanti rappresenta un punto a favore, vi permette di avere maggior facilità nel portare qui tante persone? È fondamentale anche per quelli che non piace il calcio, perché l'ambiente ti coinvolge molto, crea emozione, crea
impressioni positive e ci aiuta anche a far capire meglio le nostre idee. Quindi trasmettiamo un discorso diverso attraverso parole che potrebbero essere anche le solite, hanno un significato diverso. Funzionano e ci permettono di ottenere di buoni risultati. Abbiamo il compiacimento delle persone che invitiamo e ci piace farlo. Sta parlando ormai già tanto di questo stadio, della Dacia Arena, per quello che Udine e per quello che l'Udinese è riuscita a creare. Per chi eventualmente ancora ne sapesse poco, se la sente di consigliare questa struttura per allargare gli orizzonti della propria attività, in particolare per le imprese del territorio per le quali questo stadio poi è stato immaginato e pensato per le loro attività? Stavo pensando a mia moglie, se dovessi portare lei, che è di Udine, l'ho portato 20 anni fa, 25 anni fa per caso, e ho risolto il mio problema perché si appassiona a questo tipo di robe, sarebbe più convincente di me. Io penso che non sia difficile sviluppare questo tipo di argomento. È diverso, poi collocato anche una zona come Friuli Venezia Giulia, a noi ci è aiutato molto. Vivo questo stadio in qualche modo la domenica quando vieni, no? Più mia moglie perché è più appassionata. Ma parecchie altre persone che abbiamo conosciuto qui si sono compiaciute tanto quello che è stato fatto, che è unico. Poi sai, per noi che vediamo colore, più che colore, vediamo soluzioni di problemi. Questo stadio ha tutto quanto l'ABC di tutte le cose che noi vendiamo. C'è la plastica, il vetro, il legno, il marmo, il pavimento. Noi abbiamo tutti i prodotti per la soluzione, compreso volendo il bianco dell'erba. Anche quello sembra una stupidata, ma è un colore da essere particolare, che deve resistere per poco tempo, non deve lavarsi, non deve far male i giocatori se si fanno male, quindi è un qualche cosa che ci permette anche di fare che cosa? Di dimostrare che siamo in grado di coprire a 360 gradi la pittura, la protezione e l'abbellimento di tutte queste cose qua. From a mess to the masses, a list of mania.